Abbiamo già presentato un video su Platone, che però era un video introduttivo, un video sulla vita e sui primi scritti di Platone che erano ancora fortemente influenzati da Socrate. Oggi invece iniziamo ad addentrarci nel vero Platone, nel Platone maturo, nel Platone che espone le sue grandi dottrine, le sue grandi teorie. E partiamo da quella che è forse più famosa, anche se non quella più importante, perché Platone la riteneva secondaria rispetto alla dottrina dello Stato. Sto parlando della cosiddetta dottrina dell'idea o teoria dell'idea. Un punto importante, anche un po' complesso da spiegare, oggi inizieremo, non concluderemo oggi. Oggi vi presenterò cosa sono le idee e vi spiegherò in che rapporto stanno col nostro mondo, ma solo nei prossimi video vedremo come facciamo a conoscerle, come ci influenzano e come dobbiamo vivere. Però intanto poniamo le fondamenta importanti della teoria delle idee. Andiamo a cominciare. Di caffè per cominciare, come sempre. Batman e Topolino presenti all'appello, anch'io, come vedete, clima natalizio, siamo quasi a Natale. E mi chiamo Ermanno Ferretti, se non mi conoscete sono un insegnante di storia e filosofia che usa questo canale ormai da 9 mesi, direi, per pubblicare delle video spiegazioni di storia e di filosofia che poi utilizzo in parte con i miei studenti, soprattutto quando siamo in didattica a distanza, e però sono fruibili da chiunque, da altri studenti, delle superiori, da insegnanti, perché alcuni mi scrivono che le usano dei pezzi per aiutarsi con la spiegazione, anche da studenti universitari, insomma da chiunque abbia voglia di ripassare e conoscere alcuni argomenti. L'argomento di oggi è un argomento filosofico, uno dei grandi argomenti filosofici, una delle lezioni che più forse, spero di farla bene, rimangono impressi nella memoria degli studenti, cioè iniziamo a presentare la dottrina delle idee di Platone, che sicuramente è una delle dottrine più affascinanti, più anche strane e inaspettate della filosofia. Quando la si insegna in terza, effettivamente i ragazzi che hanno appena iniziato a masticare un po' di filosofia ne rimangono generalmente piuttosto sorpresi, però è bene capirla, perché poi ha delle conseguenze enormi nel corso della storia della filosofia. Avrà conseguenze su Aristotele, che vedremo, tenterà in molta misura di rispondere al suo maestro Platone, ma avrà conseguenze sul Medioevo, avrà conseguenze sul razionalismo da qui in poi, fino praticamente ai giorni nostri. Cos'è questa dottrina delle idee? Per introdurla, intanto devo dirvi questo, che questa dottrina non si trova espressa in maniera chiara in nessun dialogo di Platone. Cioè non esiste, tra tutti i dialoghi che ha scritto, un dialogo in particolare in cui Platone espone questa dottrina. Piuttosto la si trova un po', diciamo così, a pezzi qua e là, in vari dialoghi, ma senza una trattazione unitaria, uniforme, solo per magari in un dialogo se ne affronta un lato, in un altro dialogo un altro dialogo ancora riprende il tema e lo modifica un po'. Insomma, è un lavoraccio anche capire esattamente cosa Platone pensasse, perché probabilmente la dottrina delle idee, questo pensano gli studiosi, era una di quelle cosiddette dottrine non scritte, cioè quelle dottrine che venivano insegnate all'interno dell'Accademia, cioè della scuola di Platone ad Atene, ma non veniva poi appunto espressa nero su bianco, su carta, in maniera troppo chiara, troppo esplicita o troppo univoca, ecco, diciamola così. Quindi, per gli storici della filosofia e anche in parte per noi oggi, bisogna un po' ricostruire come un puzzle, prendere un pezzo qua, un pezzo là e cercare di ricostruire il quadro d'insieme. E però devo dire che un quadro d'insieme emerge con qualche magari aporia, ne parleremo, con qualche magari punto oscuro, ma globalmente il quadro è abbastanza chiaro. Per capire cos'è questa dottrina delle idee, dobbiamo prima di tutto capire che il modo in cui Platone usa la parola idea non ha niente o quasi niente a che vedere col modo con cui noi oggi, nel linguaggio comune, usiamo la parola idea. Noi quando parliamo di idee pensiamo che siano delle entità, se vogliamo chiamarle così, presenti nella nostra mente, cose a cui pensiamo, i prodotti della nostra mente. Noi pensiamo le idee e siamo portati a dire che ognuno ha le sue idee. Le idee si trovano nella mente di ogni uomo e possono essere diverse, in certi casi anche simili, tra l'uno e l'altro. Io ho la mia idea di bene, un altro la sua idea di bene, io ho la mia idea di bellezza, un altro la sua idea di bellezza, eccetera. Tutte cose molto umane, tutte cose legate alla nostra mente di uomini e di donne singolari.
Ecco, Platone non usa idee in questo senso. Quindi dimenticate il significato che date di solito alla parola idea. Adesso vi spiegherò io qual è il significato in Platone. Pertanto, spesso, anche in filosofia, quando si parla di idee platoniche, proprio si scrive così, idee platoniche, per distinguerle dalle idee come vengono solitamente intese, le idee come vengono espresse dal linguaggio comune. Quindi questa è una prima premessa importante da fare. Seconda cosa da dire è che Platone arriva a questa dottrina delle idee perché lui è alla ricerca di una forma di conoscenza valida. Lui vive in un'Atene che è stata sconquassata da poco proprio dalla vicenda di Socrate. Socrate è stato condannato e secondo Platone è stato condannato ingiustamente da una giuria che non ha saputo riconoscere la verità, che non ha saputo capire la verità. Socrate era un filosofo che agiva per il bene di Atene, che cercava di insegnare cose buone, cose giuste, cercava di, più che insegnare, educare gli ateniesi a trovare la verità. Eppure il popolo ateniese democraticamente non l'ha capito. Democraticamente si è fatto incantare da altre fandone, da altri discorsi, dalla retorica dei sofisti soprattutto, e non ha colto la verità del messaggio di Socrate. Lo scopo di Platone è quello di cambiare le cose, di far capire che esiste una verità unica, che esiste un bene unico, che esiste una giustizia unica, che non dipende dal punto di vista, come dicevano i sofisti, che non dipende da chi parla e da chi ascolta, ma vale per tutti. Socrate era innocente da qualunque punto di vista lo si guardi. Questo vuol dire Platone. Non si può sostenere, come sostenevano i sofisti, che Socrate sia innocente da un punto di vista e colpevole da un altro. No, Socrate era innocente ed è stata commessa un'ingiustizia contro di lui. E l'ingiustizia non dipende dal punto di vista. Un'ingiustizia è un'ingiustizia. In assoluto, secondo Platone. E per dimostrarlo, appunto, per sostenere questo suo punto di vista, elabora una complessa dottrina che appunto va sotto il nome di dottrina delle idee. Lui infatti vuole trovare una verità che sia assoluta, come vi ho detto, una verità con la V maiuscola, una verità che valga per tutti. E si chiede dove posso trovarla questa verità. Allora, io intanto cosa conosco? Conosco quello che vedo attorno a me. Per ognuno di noi la prima esperienza, la prima forma di conoscenza è quella che ci viene data dai sensi. Io apro gli occhi, inizio a vedere, tocco, inizio a conoscere le cose che percepisco, tocco i nostri due peluche, sento che ci sono, li vedo e vedo che ci sono e mi convinco che esistano. Bene? Però questa forma di conoscenza sensibile, cioè basata sui sensi, fondata sui sensi, lo sappiamo già da tempo, non è affidabile. L'aveva già detto Parmenide, l'aveva detto in parte Eraclito, l'avevano detto soprattutto i sofisti. Perché? Perché se io mi baso sui sensi, allora quello che vedo io può essere diverso da quello che vede qualcun altro. Quello che tocco io può essere diverso da quello che tocca qualcun altro. Il fatto che mi dice mi sembra un buon odore, l'altro può dire no, a me sembra un cattivo odore. Io assaggio una pietanza e posso dire mi sembra un'ottima pietanza, un altro può assaggiarla e dire no, a me fa schifo. Allora, quando ci parla dei sensi, è difficile arrivare a una verità con la V maiuscola, una verità assoluta, perché ovviamente ognuno sembra avere la propria opinione, ognuno sembra avere una visione diversa delle cose e non si riesce a dire qual è quella vera, stando a livello dei sensi. Però, dice Platone, questo lo dicevano già i sofisti, però se noi ci pensiamo bene esistono anche delle verità diverse, verità su cui tutti si trovano d'accordo, in fondo, no? Proviamo a pensare, ad esempio, è un esempio, non è propriamente platonico, ma è in linea con gli esempi platonici, diciamo così. Proviamo a pensare a un triangolo isoscele. Voi provate a immaginarvi nella mente un triangolo isoscele. Sapete bene, credo, spero, che un triangolo isoscele è un triangolo che ha due lati uguali, no? E quindi anche due angoli uguali. Tipo, me l'ero preparato prima, questo qui, questo è un righello, una roba strana, tutta di finti medicinali, comunque ce l'avevo in casa. Vedete, questo è un triangolo isoscele, giusto? Benissimo, quello che vedete qua. Allora, questo lo vedete fisicamente, provate anche a immaginarlo. Il triangolo isoscele, se io vi dico un triangolo isoscele è un triangolo che ha due lati uguali, questa è una verità che vale per tutti? Probabilmente sì, per tutti quelli che hanno studiato un minimo di matematica, no? Se io creo un teorema, o elaboro un teorema, e vi dico, oppure un problema, vi dico, un triangolo isoscele ha i due lati di misura 20 e la base di misura 10, i due lati, voglio dire, questi qua.
due lati uguali di misura 20, il terzo lato di misura 10. Calcola il perimetro. Facilissimo, il perimetro è 50, no? Il perimetro è la somma dei lati. Ora, che il perimetro di un triangolo isoscele che ha il lato uguale al lato di misura 20 e il terzo lato di misura 10 è una verità. Che il perimetro di questo triangolo sia 50 è una verità che non vale solo per me, vale per tutti. È una verità assoluta. Se un ragazzino alle elementari fa il conto, va dal professore e dice secondo me fa 40, il professore non può dirgli secondo te va bene perché ognuno ha il suo punto di vista. Il professore gli dice no, hai sbagliato. Non è 40 ma è 50 e non dipende dal punto di vista. Non dipende dal popolo se sei ateniese o se sei spartano o se sei macedone o se sei fenicio. Non cambia niente. Il perimetro è sempre 50. Oggi, mille anni fa e tra mille anni, il perimetro di questo triangolo dato sarà 50. Quindi è una verità eterna la misura di quel perimetro. È una verità che non dipende dal punto di vista. È una verità immutabile. È una verità ben diversa dalle verità che io acquisisco coi sensi, perché le verità che acquisisco coi sensi sembrano mutevoli, sembrano relative, sembrano soggette al cambiamento. Le verità però, ad esempio come questa, le verità che potremmo già chiamare matematiche, non sembrano soggette al divenire, non sembrano soggette al tempo, al punto di vista, alla cultura, sembrano eterne. Ma ritorniamo al nostro triangolo isoscele. Ne abbiamo uno qua e ne abbiamo uno che l'abbiamo pensato. Ora, quale delle due, dei due è perfetto? Un triangolo isoscele, vi ho detto, ha due lati uguali. Ora, io qua ne ho uno che sembra a occhio un triangolo isoscele, ma sono convinto, e in genere faccio fare anche l'esperimento a casa ai miei studenti, disegnate un triangolo isoscele sul vostro quaderno, prendetevi dei bei righelli e misurate. Sono convinto che se io avessi un righello di estrema precisione, tipo quelli che misurano non solo i millimetri, ma anche più piccoli dei millimetri, misurassi questo lato e poi quest'altro lato, troverei delle piccolissime differenze. Magari questo misura, non lo so quanto misurerà, misura 3 cm, questo qua misura 2,99 magari. Perché? Perché è possibile fare in natura, con le proprie mani, un triangolo isoscele perfetto fino al nanometro, fino al micron? Impossibile. Se voi lo disegnate con la matita, sicuramente un segno, anche solo per la sbavatura della grafite, un segno sarà lievemente più corto, più lungo dell'altro. E magari l'inclinazione non sarà perfettamente giusta. I due angoli, sapete, questi due angoli dovrebbero essere uguali, questo e questo. I due angoli, non sarà, se li misurate col goniometro di precisione, non saranno perfettamente uguali. Perché? Perché quando noi disegniamo qualcosa, quando noi costruiamo qualcosa, è per forza di cose un pochino imperfetto. Non sarà mai perfetto fino alla più piccolissima misura. Perché la perfezione ci dice non è di questo mondo, perché non abbiamo gli strumenti per essere in grado di creare qualcosa di così perfetto. Eppure il triangolo che immaginiamo è perfetto. Quando io immagino un triangolo isoscele, il triangolo isoscele che immagino ha due lati uguali e due angoli uguali. Non c'è dubbio, non c'è problema, perché io posso immaginarmi la perfezione. Non posso a volte vederla nel mondo, ma posso immaginarmela. Allora vedete che Platone, facendo tutti ragionamenti di questo tipo, si rende conto che è vero, si può conoscere il mondo, ma la conoscenza del mondo è mutevole, è anche a tratti ingannevole, è soggetta a divenire, è imperfetta. Oggi conosco questo triangolo, se anche, mettiamo anche che io li veda lunghi uguali, ma tra 10 anni questa riga non sarà più così bella come oggi, sarà un po' scheggiata, si sarà rovinata, gli angoli saranno un po' arrotondati, non saranno più belli pungenti, anzi non sono già più belli pungenti come erano all'inizio. Il che vuol dire che si sarà consumato questo triangolo, non sarà più perfetto come era all'inizio, sarà sempre più imperfetto, perché più passa il tempo più questo triangolo si corromperà e peggiorerà. Ma l'idea di triangolo isoscele non peggiora, non si corrompe, non è che 10 anni dopo ha gli angoli smussati, 10 anni dopo ha sempre gli angoli perfetti se io la immagino di nuovo. Perché? Perché è immutabile, come vi ho detto, sarà sempre così in eterno. Allora capite, se io studio questo triangolo, se io studio questo mondo, se io uso i miei sensi per vedere quello che ho attorno, acquisisco sì una piccola conoscenza, ma una conoscenza che forse non vale nemmeno la pena di avere, perché è una conoscenza che vale oggi, domani magari non vale più perché gli oggetti cambiano, che vale per me ma magari non vale per gli altri perché i sensi ci danno percezioni diverse.
È una conoscenza poi imperfetta perché gli oggetti che io esamino sono a loro volta imperfetti. Ma abbiamo l'opportunità di avere una conoscenza migliore. Una vera e propria scienza, dice Platone. Una scienza non più basata sui sensi, perché i sensi ci possono dare solo opinioni, solo doxa, vi ricordate? Ma una scienza che ci può dare vera conoscenza, una conoscenza durevole, che non vale solo oggi, ma vale per sempre. Una conoscenza perfetta, perché quando io conosco veramente qualcosa di perfetto, questo non cambia, questo non muta, questo non si consuma. Una conoscenza valida per tutti soprattutto, perché quando io ragiono sul perimetro di quel triangolo che vi dicevo prima, che misuri 50 è una verità assoluta, che non vale solo per me oggi, ma vale per me ieri, per me domani, per me tra mille anni, per gli uomini tra mille anni, per gli uomini mille anni fa, e vale per tutti gli uomini, quelli del Polo Nord, quelli del Polo Sud, quelli del Brasile, quelli della Norvegia e della Cina, indipendentemente dalla vostra cultura, dal vostro punto di vista, dalla vostra opinione. Allora chiaramente la filosofia dovrà cercare questa forma di conoscenza, perché è scienza, perché è duratura, perché è valida. E questa forma di conoscenza la si può avere solo fondandola sulle idee. L'idea di triangolo che vi ho detto di pensare, l'idea di triangolo isoscele che vi ho detto di immaginare, effettivamente è una delle idee platoniche. È un'idea nel senso platonico del termine, perché se ci pensate bene non è solo un'idea presente nella mia mente, ma un'idea presente al di là della mia mente, che va oltre la mia mente. Se io vi dico pensate a un triangolo isoscele, certo voi potete immaginarne uno, magari fatto così, no? Oppure più alto, oppure più basso, eccetera. Però le proprietà di questo triangolo isoscele non le decidete voi, esistono da prima di voi, esistono indipendentemente da voi, giusto? Come se io vi dico immaginate una retta, potete anche immaginarvela, ma la retta c'era già prima che voi nasceste, esisteva già come concetto prima che voi nasceste, esisteva indipendentemente da voi. Allora queste idee, che possiamo già definire idee matematiche, trascendono l'uomo, vanno oltre l'uomo singolo, vanno oltre la mia mente, sono entità che sembrano vivere in eterno, che sembrano esserci da sempre e durare al di là della nostra vita. Quando io morirò, l'idea di retta continuerà a esistere. Quando forse anche tutta l'umanità morirà, l'idea di retta, il concetto di retta, anche se non è più pensato da nessuno, continuerà forse a esistere. Platone ne è convinto. Platone ne è convinto. Queste idee sono idee eterne e immutabili che esistono al di là di noi. E sono quindi qualcosa di diverso da, come dicevo all'inizio, le idee come le pensiamo noi, come le immaginiamo noi. Noi quando parliamo di idee pensiamo appunto qualcosa di contenuto nella nostra mente. Platone ritiene che le sue idee siano qualcosa che va oltre addirittura la nostra mente. Che poi la nostra mente richiama. Perché quando vi dico immaginate un triangolo, voi pensate all'idea parziale di triangolo, ma esistono delle idee anche al di là di noi, superiori a noi, eterne, e non mutano mai. In un certo senso, quando io e voi pensiamo a un triangolo isoscele, ognuno di noi tenta di riallacciarsi all'idea eterna di triangolo isoscele. Quando io vi dico pensate a una retta, ognuno di noi immagina una retta, ma tenta di riallacciarsi al concetto eterno di retta. Ok? Quindi questa è la cosa chiara, importante. Le idee trascendono l'uomo, trascendono la mente e sono eterne e sono immutabili e sono perfette. E chiaramente di idee di triangoli isoscele ce n'è una. Poi io posso immaginare tanti triangoli isoscele più o meno alti, eccetera, ma l'idea è una. Il concetto di triangolo isoscele è uno, come il concetto di triangolo scaleno, come il concetto di triangolo equilatero, come il concetto di triangolo rettangolo. Poi posso immaginarne tanti di triangoli rettangoli, più grandi, più piccoli, con gli angoli in un certo modo, basta che abbiano un angolo retto, però gli altri posso farli più o meno grandi. Vero, ma il concetto di triangolo rettangolo è sempre quello. Le proprietà del triangolo rettangolo sono sempre quelle. E allora l'idea di triangolo rettangolo è una, ed eterna, unica, immutabile. Ok? Ora, faccio già notare una cosa. Abbiamo introdotto due piani diversi. Perché per Platone c'è il piano delle cose sensibili, cioè il nostro mondo, quello in cui viviamo, dove ci sono le cose che noi tocchiamo, vediamo, cose sensibili vuol dire quello, cose che noi possiamo percepire coi sensi, che è un mondo estremamente mutevole, soggetto al divenire.
dove tutto cambia, tutto si corrompe, niente è perfetto. Ci sono anche dei triangoli, ci sono dei segmenti, ci sono degli esseri umani, ci sono delle cose, ma tutte queste cose sono imperfette. Se io anche voglio studiare l'uomo e guardo gli uomini singoli presenti nel mondo, li guardo, li tocco, li studio, sì, qualcosa capisco, ma poco, perché questi uomini singoli sono tutti imperfetti, sono tutti mutevoli. Oggi sono una cosa, tra 10 anni sono completamente diversi. Come posso dire se l'uomo ha i capelli quando alcuni ce li hanno, alcuni no. Alcuni ce li hanno biondi, alcuni ce li hanno castani, alcuni magari ce li hanno castani e poi gli diventano bianchi, alcuni magari ce li hanno e poi li perdono. E come si fa a studiare l'uomo che è così mutevole? Se io studio l'uomo in carne ed ossa sensibilmente, non posso conoscerlo, posso avere solo delle opinioni. Quindi c'è un primo piano, il piano delle cose sensibili, il nostro mondo, su cui non si può avere vera conoscenza, si può avere al massimo un'opinione. Però esiste anche un secondo piano, un piano più elevato, che sta al di sopra del nostro mondo sensibile, sta oltre il nostro mondo sensibile, ed è il piano delle idee, in cui ci sono idee che non mutano, che non cambiano, che non sono imperfette ma perfette, e su cui si può costruire una vera scienza. Questo piano è il piano delle idee, è il mondo delle idee, che sta oltre, sta altrove, non è qui, perché se fosse qui sarebbe mutevole, sarebbe soggetto a divenire, avrebbe un sacco di problemi. Di fatto Platone con queste due realtà sta dando ragione in parte ad Eraclito e in parte a Parmenide. Se vi ricordate cosa dicevano Eraclito e Parmenide, in descrizione, se non vi ricordate più, vi metto il video sia su Eraclito e poi quello su Parmenide, così potete un po' fare mente locale su quello che avevamo detto a suo tempo. Perché dà ragione un po' l'uno un po' l'altro? Perché Eraclito cosa diceva? Che il mondo è tutto mutevole, tutto in divenire, che tutto scorre, vi ricordate? Allora Platone dice, è vero, il mondo sensibile scorre, tutto cambia nel mondo sensibile, è un mondo in perenne divenire. Però dice, ce n'è anche un altro. E lì dà in parte ragione a Parmenide, perché c'è anche un mondo eterno, un mondo immutabile in cui non c'è il divenire, che corrisponde sostanzialmente all'essere parmenideo. Vi ricordate? Parmenide diceva che il divenire era apparenza, esisteva una verità più alta, conoscibile tramite la ragione, cioè l'essere, un essere eterno, immutabile, eccetera. Ora, questo essere è vero, dice Platone, esiste, ed è vero, non lo si vede, non lo si capisce coi sensi, lo si capisce solo con la ragione, solo pensando. Questo essere è il mondo delle idee. La prima differenza che adesso vi anticipo, poi ne parleremo ancora, andando avanti con Platone, è questa, che per Parmenide l'essere era unico, vi ricordate? L'essere è uno, non si possono essere più esseri, perché se ce ne fossero vari, ci sarebbe a dividerli il non essere, e il non essere non può esistere. Questo diceva Parmenide. Platone invece dice no, gli esseri sono molteplici, perché le idee sono molteplici. C'è l'idea di triangolo, ma c'è anche l'idea di retta. Vedremo, c'è anche l'idea di uomo, c'è anche l'idea di giustizia, c'è anche l'idea di bene. Sono tante le idee, non può essercene una sola, sono tante. Sono molteplici le idee. Però, dopo vi spiegherò anche come Platone fa i conti alla fine della sua vita con Parmenide, per adesso basti questo, però queste idee che sono molteplici sono comunque eterne, immutabili, sono vero essere, vera realtà. Il nostro mondo è apparenza di verità. Il nostro mondo, quando è vero un triangolo nel nostro mondo, sì, assomiglia all'idea di triangolo, ma non è perfetta come l'idea di triangolo. Quindi questa in fondo è apparenza, questa è imitazione, è una copia imperfetta dell'idea. L'idea invece è perfetta. L'idea è eterna, l'idea quella sì vale la pena riconoscerla, quella è vero essere, quella è verità con la V maiuscola, questa è verità con la V minuscola, conta poco, capite? Questa differenza, questo dualismo è importantissimo e sarà la base di tutti i discorsi di Platone. Abbiamo infatti un dualismo ontologico a cui corrisponde un dualismo gnoseologico. Paroloni, ma ve li spiegano, è meno difficile di quello che sembra se avete capito il discorso fin qua. Dualismo ontologico vuol dire che esistono due piani della realtà, due esseri, due piani dell'essere. Un primo piano che è il mondo concreto, il mondo sensibile, che è però un mondo apparente anche, è un mondo falso, potremmo anche dire, illusorio, dove ci sono le cose, ma cose soggette a divenire. E c'è un secondo piano della realtà, un secondo piano dell'essere, dove sta il vero essere, che sono le idee. Quindi dualismo ontologico, due realtà, il mondo delle cose e il mondo delle idee.
A questo dualismo ontologico corrisponde, proprio in parallelo, un dualismo gnoseologico, vi ho detto. Gnoseologia, vi ricordo, vuol dire conoscenza, teoria della conoscenza. Ora, perché non solo esistono due realtà, ma esistono anche due modi diversi per conoscere rispettivamente le due realtà. Perché la realtà del mondo delle cose, la realtà delle cose sensibili, la nostra realtà in cui viviamo, può essere conosciuta tramite i sensi e quindi tramite l'opinione, che è una prima modalità gnoseologica per conoscere. Mentre il mondo delle idee non può affatto essere conosciuto coi sensi, noi le idee non le vediamo, le pensiamo. Allora il mondo delle idee può essere conosciuto solo con la ragione. E quindi lì si può fondare una vera e propria scienza. Dualismo ontologico, mondo delle cose sensibili, mondo delle idee, dualismo gnoseologico, opinione, e cioè sensi, scienza, e cioè ragione. Ora attenzione, vi voglio sottolineare una cosa che forse avete già capito, ma che è importantissima per poi capire tutto il proseguo della spiegazione di oggi e delle prossime volte su Platone. Tutta questa dottrina delle idee può essere letta come una risposta di Platone ai sofisti. Vi ho detto all'inizio che Platone è infuriato nero perché Socrate, giustamente forse anche per carità, perché Socrate è stato condannato, perché Socrate è stato ritenuto colpevole quando in realtà era innocente, perché secondo lui l'ideale relativista che i sofisti hanno imposto ad Atene ha fatto rendere forte il discorso debole, ha fatto sì che non esista più una vera idea di giustizia, non esista più una vera idea di bene, ma ognuno faccia quello che gli pare e il più abile con le parole riesca a trionfare. Ecco, questo è un grave errore per Platone, perché per Platone non esistono tante giustizie quanti sono i punti di vista, non esistono tanti beni quanti sono i punti di vista, ma ne esiste uno solo di bene, una sola di giustizia, una sola di uguaglianza, una sola di verità, una sola di bellezza, una sola idea di triangolo. Capite? Perché queste sono tutte idee. E le idee sono uniche. La giustizia è una, secondo Platone. È inutile che la gente dica, secondo me una cosa è giusta, secondo me è giusta l'altra. Non ci possono essere vere diversità sulla giustizia, perché la giustizia è una. Quando la gente nel nostro mondo dice, ma secondo me tu dici che questo è giusto, io dico che questo è sbagliato. La gente dice questo perché non conosce la vera giustizia, perché non conosce la giustizia con la G maiuscola, perché è ignorante e sbaglia. Ma in realtà non dipende dal punto di vista, non dipende dall'opinione. C'è un'unica giustizia. Noi, a parte l'idea di giustizia su cui magari siamo anche d'accordo, ma spesso siamo relativisti, ad esempio, in campo estetico. Quando faccio parlare ai miei studenti di questi temi, tutti sono d'accordo nel dire che non esiste una bellezza assoluta, ma che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, come si usa dire, no? Cioè che ognuno giudica la bellezza a modo suo. E quindi, che so, un ragazzo può trovare bella una ragazza, ma un altro può trovarla brutta. E hanno tutti e due ragione, perché dipende dal punto di vista, dipende dai gusti personali, non c'è un criterio unico e universale per stabilire cosa è bello e cosa non lo è. Platone non sarebbe affatto d'accordo. Platone direbbe esiste un'unica bellezza con la B maiuscola. Poi gli uomini sulla Terra magari non conoscono questa bellezza con la B maiuscola. Alcuni la conoscono e alcuni no. Alcuni la sanno riconoscere e alcuni non la sanno riconoscere. E per questo poi magari discutiamo. Per questo magari siamo in disaccordo, non perché abbiamo entrambi ragione, ma perché uno è ignorante e l'altro ha capito magari, perché uno non conosce le idee e l'altro sì. Anche quando discutiamo di politica, non è vero che ognuno ha il suo punto di vista e quindi ognuno è nel giusto. No, uno ha ragione e l'altro ha torto, oppure uno si avvicina un po' di più alla verità e l'altro ci si allontana. Capite? Per Platone esiste una verità che magari non facciamo fatica a trovare, facciamo fatica a scoprire, facciamo fatica a individuare, ma esiste. Esiste. Quindi non è vero che tutti hanno ragione. Solo uno può aver ragione al massimo. Tutti gli altri hanno torto. E qui vi faccio notare, c'è un forte legame ancora con Socrate. Perché anche Socrate, se vi ricordate, riteneva che gli uomini potessero arrivare a una verità condivisa e che se non ci arrivavano era perché molto spesso avevano una conoscenza solo superficiale delle cose. Socrate, quando usava il suo metodo, quando andava a usare l'ironia e la maieutica, lo faceva per spingere gli uomini a ricercare più in profondità la verità che doveva esserci dentro di loro, una verità più profonda.
E Platone, in fondo, fino ad adesso, pur introducendo argomenti nuovi, sembra in linea col pensiero di Socrate, perché sembra dirci, è vero, quando abbiamo opinioni contrastanti è perché non usiamo bene la ragione, perché ci affidiamo troppo ai sensi, perché siamo troppo ignoranti. E invece, se usassimo la ragione, forse potremmo arrivare a verità più condivise. E vedremo come, questo ve lo spiegherò meglio nel prossimo video, la prossima volta, però intanto vorrei che fosse chiaro questo, che tutto il discorso di Platone, di fatto, è un attacco ai sofisti. I sofisti erano i campioni del relativismo, cioè dei punti di vista. Platone è il campione dell'esatto opposto, cioè della visione delle verità assolute. Per Platone nessuna verità è relativa, ma esistono solo verità assolute. Allora attenzione, perché c'è da fare un discorso un po' complicato, però importante. Abbiamo detto che queste idee, tipo l'idea di triangolo, l'idea di retta, e poi vi ho accennato l'idea di giustizia, di bellezza, eccetera, vanno oltre noi stessi, non sono idee legate solo alla nostra mente, ma vanno oltre il mondo ovviamente, questo l'abbiamo già capito, ma vanno oltre anche la nostra mente. Allora il problema è, dove si trovano queste idee? Se vanno oltre, si trovano da qualche altra parte? Vi ho parlato prima di un piano che ho chiamato mondo delle idee, ma questo mondo delle idee cos'è? Ecco, su questo punto Platone non è affatto chiaro, nel senso che sì, a volte addirittura descrive un po' questo mondo delle idee, ma lo descrive in termini che potrebbero essere mitici, allegorici, cioè non si capisce bene se Platone sta parlando sul serio, se davvero lo immagina così, o se la sua è solo una sorta di metafora, una sorta di racconto mitico come a volte faceva. E infatti nel corso dei secoli gli studiosi platonici si sono molto divisi su questo tema. Diciamo che tradizionalmente la visione più generalmente accettata, quella che poi spesso viene riportata anche dai libri di testo, quella più comune, quella che poi anche gli studenti imparano più facilmente, è questa. Secondo questa visione esiste un vero e proprio mondo delle idee, cioè un luogo localizzato oltre i cieli, infatti Platone lo chiama iperuranio, e iperuranio vuol dire dopo il cielo di Urano, cioè oltre i cieli, iperuranio, un luogo in cui vivono, albergano le idee, cioè le idee sarebbero delle entità immateriali, degli spiriti, non saprei come dirvelo, entità immateriali, eterne, immutabili, perfette, che vivrebbero in questo iperuranio. Questa è la visione più semplice da capire, perché ricorda il paradiso dei cristiani, no? Quando noi pensiamo al paradiso, noi culturalmente, cioè la cultura cristiana pensa al paradiso, come se lo immagina? Un luogo al di là della nostra realtà, molto lontano, oltre i cieli, in cui ci stanno le anime e ci stanno in eterno, no? Quindi entità immateriali che lì vivono in eterno. Ecco, il modo in cui spesso si immagina l'iperuranio, in cui spesso si immagina il mondo delle idee di Platone, è qualcosa di simile, popolato non tanto dalle nostre anime, ma dalle idee. L'idea di triangolo, l'idea di retta, l'idea di giustizia, l'idea di bene e così via. Ora, questa è la visione più semplice, forse addirittura semplicistica, per capire il cosa intende Platone con mondo delle idee. Ed è stata accusata proprio di essere fin troppo semplicistica, soprattutto di essere influenzata dal cristianesimo. Il cristianesimo sarebbe sorto qualche secolo dopo, qua siamo prima di Cristo ancora, vi ricordate? Sarebbe sorto qualche secolo dopo, però in fondo si dice Platone, filtrato attraverso il cristianesimo, ci ha portato a immaginare l'iperuranio in questo modo, cioè un luogo vero e proprio, un paradiso in cui stanno queste idee. Però secondo questi critici è riduttivo vedere l'iperuranio in questa maniera. Secondo loro l'iperuranio non è un luogo, non è identificabile come un luogo, ma una sorta di realtà popolata dai concetti matematici, dai concetti valore, da dei concetti che però non si trova fisicamente da nessuna parte. Sono concetti che esistono al di là dell'uomo, al di là di anche dell'umanità, però non sono localizzabili, perché sono appunto dei concetti. Quindi quando Platone usa queste metafore per parlare dell'iperuranio, di un luogo verso cui si può volare, ne parleremo, verso cui si può andare, che queste idee si possono vedere, starebbe usando una metafora, starebbe usando un racconto allegorico che serve un po' per farci capire, ma non che davvero le cose andassero così, non per dire che le cose andassero davvero così. Ecco, il dibattito in realtà è ancora molto aperto. Dicevo, come dicevo all'inizio, i libri di testo, i commentatori, a scuola, anche noi professori, quasi sempre insistiamo sulla prima visione.
quella di un impero uranio reale che si trova da qualche parte, popolato da entità vere e proprie esistenti, anche se immateriali. Però è possibile anche che Platone la pensasse nel secondo modo, è possibile, forse addirittura probabile, non lo so, non lo sa nessuno in realtà con estrema certezza. Sono tutte ipotesi perché Platone appunto non lo spiega in maniera troppo chiara. Però visto che Platone parla di questo impero uranio, ne parla spesso in certi modi, noi useremo il modo tradizionale, cioè parleremo di questo impero uranio come qualcosa di reale, ontologicamente esistente da qualche parte, e queste idee come qualcosa di ontologicamente esistente, enti veri e propri, immateriali, ma eterni e presenti in un dato luogo. Ora, quale sia la verità non ve lo so dire, è un discorso che rimane aperto, ma come vedrete, sulla dottrina delle idee, nonostante sia chiaro tutto quello che vi ho detto finora abbastanza, cioè il meccanismo, poi ci sono ancora molti punti non chiari, non solo agli interpreti, ma anche a Platone stesso. Lo stesso Platone su alcuni punti non riuscì a trovare una spiegazione soddisfacente neppure per lui, tant'è vero che nel corso della sua vita, lo vedremo già tra pochi minuti, ritornò sui propri passi, rivide alcune sue dottrine legate alla dottrina delle idee, perché non trovava una spiegazione che lo soddisfacesse appieno. Ecco. Quindi, per dire come la filosofia di Platone, la filosofia comunque aperta, comunque soggetta a ripensamenti, a miglioramenti, a ridefinizioni in qualche modo, anche perché non era una filosofia statica come insegnava Socrate, ma in perenne progresso. Ad esempio, un altro punto oscuro in parte dello stesso Platone è quali sono queste idee, o meglio, quali sono le tipologie di idee. Perché io vi ho fatto degli esempi, vi ho parlato del triangolo isoscele, vi ho parlato della retta, vi ho parlato della giustizia, del bene, eccetera. Certo, queste sono tutte idee, ma quali sono? Quante sono queste idee? Sono queste, solo queste 5-6 che vi ho detto io, sono molte di più? E di come le possiamo raggruppare queste idee? Ecco, Platone in vari dialoghi affronta magari di sfuggite al tema, però non c'è una visione univoca. Diciamo che di solito parla sempre di almeno due gruppi di idee, in certi dialoghi parla anche di quattro gruppi di idee. Quindi vediamo quali sono questi gruppi. Primo gruppo, le dico in ordine di importanza, dalle più importanti alle meno importanti. Primo gruppo sono quelle che Platone chiama idee valore, cioè sono quelle idee che rappresentano i grandi valori morali, estetici, gnoseologici, eccetera. Esempio, l'idea di giustizia. L'idea di giustizia è un'idea valore, perché esprime un valore, no? Il valore della giustizia. L'idea di bene è un'idea valore. L'idea di, non lo so, equità, intesa equità tra le persone, è un'idea valore. L'idea di bellezza, come dicevo prima, è un'idea valore. Ok? Benissimo, primo gruppo più importante. Secondo gruppo, idee matematiche. Quelle che vi dicevo prima, l'idea di triangolo isoscele, l'idea di retta, l'idea di quadrato, l'idea di prodotto, insomma, sono tutte idee matematiche, tutti concetti matematici che si usano in matematica, ma che sono eterni e quindi costituiscono un gruppo delle idee platoniche, le idee matematiche. Quindi ripeto, idee valore primo gruppo, idee matematiche secondo gruppo, e su questi due gruppi Platone ne è sostanzialmente certo, perché più o meno in tutti i dialoghi in cui parla delle idee vengono fuori queste tipologie, quindi su quello siamo certi. Gli altri due gruppi che vi ricordo invece a volte ne parla, a volte no, quindi boh, chissà cosa ne pensava, se ne era convinto. Dico boh perché in realtà questi due gruppi di idee a volte li introduce perché gli è necessario parlarne, altre volte però si rende conto che introdurre questi tipi di idee crea dei problemi. Quali sono questi altri due tipi di idee? Terzo gruppo, le idee di cose naturali, cioè ad esempio l'idea di albero, ad esempio l'idea di uomo, ad esempio l'idea di sole, di stella, non so, di erba, eccetera. Idee che sono legate alle cose naturali presenti nel nostro mondo. Quarto gruppo, le idee di cose artificiali, cioè le idee di cose create dall'uomo. Ad esempio l'idea di maglione, l'idea di cellulare, l'idea di letto. Ora vi rendete conto che soprattutto questo quarto gruppo ci crea notevoli problemi, perché noi abbiamo detto che le idee sono eterne e immutabili. Ora, l'idea di maglione è eterna, cioè esisteva già prima che l'uomo nascesse sulla Terra? Esisteva l'idea di maglione prima che l'uomo inventasse il maglione? E in realtà Platone sembra dice che l'uomo non ha inventato il maglione, l'uomo ha scoperto il maglione perché l'idea gli preesisteva.
Allo stesso modo l'uomo non avrebbe inventato lo smartphone, ma avrebbe scoperto lo smartphone, perché lo smartphone, se è un'idea di cosa artificiale e quindi eterna, deve preesistere, gli doveva esistere da prima che l'uomo nascesse. E questo crea problemi, perché siamo davvero convinti che l'idea di smartphone esistesse da prima dell'uomo? Ma che l'idea di ape esistesse da prima che sulla faccia della Terra comparissero le api, e queste sono idee di cose naturali? Ma qui lo stesso Platone si rende conto che il discorso si fa complicato. Possiamo anche essere d'accordo sul fatto che magari l'idea di triangolo esisteva da prima dell'uomo, anche se nessuno la pensa, magari esiste. E quindi la matematica sia stata forse scoperta dall'uomo e non inventata dall'uomo, come anche la giustizia, come anche la bellezza, eccetera. Ma, in fondo, le cose che noi creiamo, ma diventa molto più difficile capirlo. Comunque Platone, anche per via di questi dubbi, diciamo che le prime due tipologie le ritiene sicuramente esistenti, le altre due a volte pensa di sì, a volte pensa di no. In ogni caso, tutte queste idee stanno tra loro in una sorta di struttura piramidale. Cosa vuol dire? Vuol dire, avete presente la piramide, no? La piramide è appunto, questa non è una piramide, però non ce l'ho la piramide qua. La piramide è una figura geometrica tridimensionale che ha per facce dei triangoli. Per esempio le piramidi egiziane, ok? Allora, struttura piramidale cosa vuol dire? Vuol dire che queste idee sono come, potrebbero essere schematizzate, diciamo così, in un triangolo, tipo, avete presente il triangolo alimentare, la piramide alimentare, una roba del genere, dove in alto di questo, nella parte alta di questo triangolo, mettiamo le idee valore, che sono le più importanti. Sono le più importanti, quindi stanno in alto, e però sono anche quelle numericamente meno numerose. Nella piramide voi sapete che ci si va allargando man mano che ci si avvicina alla base, mentre verso il vertice si è più stretti. Allora, appunto, poche idee valore, ma sono quelle più importanti. Sul vertice della piramide c'è l'idea più importante di tutte, che Platone ritiene essere l'idea di bene. Ora ve lo dico, ricordatevelo, ne riparleremo più avanti. Seconda fascia, idee matematiche. Sono le idee di secondo livello, quindi meno importanti delle idee valore, però sono numericamente di più. Infatti siamo abbassati nella piramide, quindi siamo andati verso una base un po' più ampia. Terzo livello, idee di cose naturali, più numerose, meno importanti. Quarto livello, ultimo, idee di cose artificiali, ancora più numerose, sono le più numerose di tutte le idee, però sono quelle meno importanti. Ora, attenzione, perché adesso arriviamo all'ultimo punto difficile di questa lezione e poi l'abbiamo finita, perché ormai già da un po' stiamo andando avanti. Ci sono questi due mondi, abbiamo detto, il nostro mondo delle cose sensibili, dove noi viviamo, dove noi tocchiamo, percepiamo quei sensi, il mondo delle idee che sta altrove, non sappiamo poi se fisicamente oppure no, però sta altrove, e dove tutto è perfetto, eccetera. Ora, la domanda è, se noi viviamo qua, come facciamo a relazionarci con le idee? Come facciamo a, con la nostra testa, pensare le idee? Non solo. Questo è un primo problema che in realtà non vi risolvo oggi. Ve lo anticipo, ma ve lo risolviamo nel prossimo video. Ma c'è un secondo problema che oggi vi risolvo. Non solo noi, ma anche le cose. Che legame hanno con le idee? Perché io vi ho detto, esiste l'idea di triangoli isoscele e poi esistono i triangoli isoscele imperfetti che abbiamo su questa terra. Bene. Ma questo triangolo isoscele, se io lo chiamo triangolo isoscele, forse è perché c'è un legame con quello, con quel triangolo isoscele. Se io mi guardo allo specchio e dico solo un uomo, forse è perché c'è un legame con l'idea di uomo. Questo legame però è difficile da spiegare, perché sono due mondi separati, due mondi opposti. Qua è tutto soggetto al divenire, qua è tutto imperfetto, là è tutto perfetto ed eterno. Ed è un altrove ben distante. Capite? Come possono comunicare i due mondi? Come possono relazionarsi, interagire i due mondi? Questo è un bel problema che Platone cercherà di dirimere per tutta la vita, senza riuscirci poi in maniera definitiva, se non forse alla fine, con una dottrina che vedremo sarà discussa, anche complicata, la vedremo nella vecchiaia. Però adesso, già in età matura, dà alcune parziali spiegazioni, tenta di spiegare. Intanto dice questo: che noi abbiamo un legame con quelle idee, secondo lui è evidente. Che noi, pensando, possiamo in qualche modo accedere a quelle idee, è secondo lui evidente. Ad esempio, quando noi chiamiamo uomo un uomo, secondo lui, è perché ci pare che quell'uomo assomiglia all'idea di uomo.
quando chiamiamo pioppo un albero è perché ci pare che quell'albero che abbiamo davanti agli occhi, che vediamo, che percepiamo coi sensi, assomigli all'idea di pioppo che si deve trovare da qualche altra parte. Quindi noi ci richiamiamo a quelle idee, un po' per la somiglianza che quelle idee hanno con le cose sensibili, un po' anche perché usiamo quelle idee per ragionare a volte. Ad esempio, quando io, anche facendo matematica qui sulla Terra, quando vado alla lavagna e mi interrogano e scrivo, io lì uso dei concetti matematici. Quando scrivo 5 più 4 uguale 9, uso il concetto di più e uso il concetto di uguale, di uguaglianza matematica. Quindi vuol dire che in qualche modo uso delle relazioni che sono derivate dalle idee. Quindi io in qualche modo ci accedo. Come lo vediamo la prossima volta. Ma non solo, anche le cose in qualche modo sembrano accedere, no? Perché se io vedo un uomo e dico si assomiglia all'uomo e lo chiamo uomo, vuol dire che però anche quella persona in qualche modo in sé assomiglia all'idea. Io se mi guardo allo specchio, certo mi posso riconoscere, ma fisicamente perché mi ci riconosco? Perché ho un naso, perché ho due occhi, perché ho una bocca, perché ho un ovale della faccia, perché ho due orecchie, perché ho le mani, le braccia, eccetera. E di fatto sembra assomigliare all'idea di uomo, che però è eterna, esisteva prima che io nascessi, dice Platone. Esisteva prima che la stessa umanità nascesse. E allora, com'è possibile che queste due realtà così distanti, che non dovrebbero toccarsi, influenzarsi a vicenda, forse invece si influenzino? Allora, Platone, per spiegare tutto questo concetto, introduce tre spiegazioni possibili, che sono un po' un tentativo di migliorare l'altra, però mai definitive, che vanno spesso ricordate sotto tre parole greche che vengono, parole greche, diciamo, di derivazione greca ormai italianizzate, che vengono usate per descrivere questo rapporto tra le cose e le idee, che sono mimesi, metessi e parusia. Ora le spieghiamo una ad una. La prima che vi ho citato è la mimesi. Mimesi, sapete, anche nel linguaggio italiano ormai non si usa proprio mimesi, ma si usano dei derivati di mimesis, che è la parola greca, cioè ad esempio la tuta mimetica, mimetizzarsi. Cosa vuol dire mimesi? Mimesi vuol dire imitazione, ok? Allora, quando usa la parola mimesi, Platone tende a dire che le cose del nostro mondo imitano le idee, sono copie di un modello che è l'idea. Copie realizzate da chi e come non ce lo spiega adesso e non si sa perché, però sono copie. Il rapporto tra l'idea e le cose sarebbe quello che c'è, simile al rapporto che c'è tra un modello e una copia. Chiaramente anche quando fate una copia, che so, disegnate, prendete a modello una persona e ne fate il ritratto, la copia è sempre meno perfetta del modello, giusto? Così la cosa sensibile è meno perfetta dell'originale, cioè dell'idea. Ora, questo rapporto modello-copia è importante, è alla fine la spiegazione più semplice da capire, quella che più spesso si riporta, perché è quella più comprensibile. In realtà non risolve troppi problemi, perché dobbiamo ancora spiegare come possa essere possibile che le cose imitino le idee. Però, in fondo, questa spiegazione ci permette di capire qualcosa. Ad esempio, l'esempio che fa Platone è questo. Noi diciamo che Socrate è un uomo perché quando guardiamo Socrate ci rendiamo conto che lui imita l'idea di uomo. Lo chiamiamo uomo, come vi dicevo prima, proprio perché lui in qualche modo è una copia imperfetta, mutevole, destinata a morire, e quindi non eterna, dell'idea perfetta, eterna e immutabile di uomo. Bene, usare questa spiegazione della mimesi ci permette anche di capire qual è l'essenza delle cose. Perché quando io dico che Socrate imita l'idea di uomo, di fatto, e quindi dico Socrate è un uomo perché imita l'idea di uomo, di fatto sto cercando di sottolineare quali sono le caratteristiche più essenziali di Socrate. Sto cercando la sua essenza, la sua caratteristica fondamentale, cioè l'essere uomo. E dico, cos'è Socrate? Socrate è un uomo perché assomiglia a quell'idea, e quindi quell'idea mi permette di capire quali sono le caratteristiche essenziali di quell'uomo. Quando prendo Batman e dico Batman è un peluche perché imita l'idea di peluche, allora anche lì individuo l'essenza di Batman, quella di essere un peluche. Ok? Cioè la mimesi mi porta a individuare in particolare l'essenza delle cose. La seconda spiegazione è già più complicata, ed è quella che va sotto il nome di metessi. Cosa vuol dire? In genere la si traduce come partecipazione, che è un termine che però
non è facilissimo da comprendere. Cioè, quando dice che le cose stanno con le idee in un rapporto di metessi, Platone intende dire che le cose partecipano delle idee. Non partecipano alle, ma delle. Spesso si usa questa formulazione che in italiano parlato si usa molto poco, ma nell'italiano filosofico si usa. Le cose partecipano delle idee. Cosa vuol dire? L'esempio che si fa di solito è questo. Immaginate di essere a teatro, al cinema, dove volete, e vedere rappresentato sul palcoscenico, sulla scena, una vicenda. Voi potreste sentirvi partecipi di quello che avviene sul palcoscenico, sulla scena. Sentirvi parte di quella dolore, di quella felicità, di quello che viene rappresentato. In quel caso voi partecipate delle vicende narrate. Ecco, il rapporto che c'è tra cose e idee, secondo Platone, è simile a questa partecipazione. Cioè, è come se le cose si sentissero trascinate verso le idee, si sentissero attirate verso le idee, partecipassero delle idee. Questa è più o meno la spiegazione che si dà, che è un po' difficile da comprendere, mi rendo conto, ma anche in Platone è un po' oscura. Però questo come si concretizzerebbe? Ad esempio, quando diciamo che Socrate è saggio, cosa vorrebbe dire? Vuol dire che è saggio perché assomiglia alla saggezza. In questo caso non si può dire che Socrate è saggio perché assomiglia all'idea di saggezza. Lui è un uomo, assomiglia all'idea di uomo, non all'idea di saggezza. Ma Socrate partecipa all'idea di saggezza, partecipa dell'idea, meglio ancora, di saggezza. Nel senso che è come sospinto verso l'idea di saggezza. Si sente parte, come dire, è slanciato verso quell'idea di saggezza. Ok? Quindi in questo caso la metessi tende a non sottolinearci più tanto l'essenza delle cose sensibili come prima. Prima ho detto la mimesi ci permette di focalizzare sull'essenza delle cose. Qui invece noi siamo focalizzati soprattutto sui predicati delle cose. Cioè, quando dico Socrate è saggio, l'essere saggio è un suo predicato, non è la sua essenza, è una sua caratteristica, diciamo, che ha, ma che potrebbe anche non avere. Socrate potrebbe anche non essere saggio, mentre non potrebbe non essere uomo. Quindi la mimesi ci sottolinea in particolare le caratteristiche che non può non avere, la sua essenza. La metessi ci sottolinea invece di più le caratteristiche che ha, ma potrebbe anche non avere. E quindi appunto i predicati che possiamo attribuire a Socrate. La terza spiegazione va di solito sotto il nome di parusia. E questa non è di per sé difficilissima da capire, però apre a una serie di altri problemi. Cosa dice in questo caso Platone? In certi casi sembra dire che le cose hanno dentro di loro in qualche modo la presenza delle idee. Cioè, in pratica è come se dentro alle cose fosse presente in parte la stessa idea, che, questa è l'idea che sembra suggerire Platone, contribuirebbe a plasmare le cose. Cioè, in fondo, un albero sensibile, un albero che io ho in giardino, in fondo cresce, nasce da un seme, inizia a crescere, si sviluppa, continuando ad assomigliare sempre all'idea di albero, perché dentro di lui ci sarebbe anche, appunto, in parte l'idea di albero che lo sospingerebbe a crescere in un certo modo, a svilupparsi in un certo modo. Anche dentro noi siamo uomini, ma quando nasciamo siamo dei neonati che non assomigliano granché all'uomo. Ma dentro i neonati ci sarebbe in parte anche l'idea di uomo, e questa idea in un qualche modo plasmerebbe le cose, contribuirebbe a plasmare le cose, e quindi da quel neonato, da quella cellula all'inizio, nascerebbe poi l'uomo e si svilupperebbe, diventerebbe un uomo che assomiglia all'idea di uomo dell'iperuranico. Quindi questo spiegherebbe anche come mai, questa spiegazione della parusia, come mai le cose assomigliano alle idee. Qual è il problema? Che se io però dico che l'idea è presente non solo nell'iperuranio ma anche dentro alle cose, allora vorrebbe dire che le idee non sono più uniche. Non esisterebbe più una sola idea di albero, ma l'idea di albero risulterebbe in un certo senso frantumata un po' dentro ogni albero. Quindi l'idea di albero non sarebbe una, ma sarebbero moltissime, tante quante sono gli alberi, perché l'idea di albero sarebbe divisa un po' qua, un po' là, un po' frantumata, molteplice. E quindi quell'unità iniziale andrebbe perduta. Sarebbe difficile spiegare come fa l'idea a essere una, ma anche molteplice allo stesso tempo. Come fa l'uomo ad essere un'idea di uomo quando è presente in miliardi di uomini, quindi è frantumata in miliardi di parti questa idea. Com'è possibile avere un'unica giustizia se la giustizia è frantumata dentro a tante giustizie con la G minuscola? Capite che il problema diventa difficile da risolvere. Platone aveva bisogno di un'idea unica perché voleva controbattere ai relativisti,
e adesso forse ha finito per moltiplicare le idee. Infatti su questa parusia Platone sarà dubbioso, la scarterà, ma vedremo che verrà in parte ripresa e soprattutto da Aristotele, che in fondo dirà forse Platone qui aveva visto qualcosa di giusto, non ha avuto il coraggio di fare tutti i passi necessari, ma qualcosa di giusto aveva visto. Insomma, adesso capire al 100% quale sia la versione giusta non l'ha capito neanche Platone, quindi capite che per noi conta relativamente. È importante capire i diversi tentativi che Platone ha fatto per spiegare il rapporto tra le cose e le idee, ma è chiaro che qui rimane aperto un discorso. Si parla appunto spesso di aporie, cioè di problemi irrisolti. Platone ha tentato delle spiegazioni, magari una spiegazione risolveva una questione ma ne apriva un'altra, e non è mai, almeno nella fase matura, riuscito a trappare bene i buchi di questa sua difficile spiegazione. Segno che la teoria è complessa, ovviamente, quindi non è anche facile, adesso non vorrei dar troppo contro Platone, nel senso che è ben complicato dirimere queste questioni, ma segno anche di come Platone in fondo fosse fedele in parte all'insegnamento di Socrate. La filosofia è un percorso, non è mai finita, non è mai una verità ferma, fissa, immobile, ma sono dei problemi a cui si cerca di rispondere un po' alla volta, a volte ci si va vicini, a volte si fa un passo in più, a volte si fa anche un passo indietro. Però la filosofia è un percorso di ricerca che non deve finire mai. Ecco, questo era quello che volevo dirvi oggi, è tanta roba in realtà, cioè non è un video particolarmente lungo, nella media diciamo di quelli che faccio di solito, ma ci sono concetti molto importanti su cui ho anche abbastanza insistito perché li ho ripetuti 2-3 volte, però bisogna capirlo bene, perché se capiamo bene questo punto di partenza, poi tutto il resto che diremo dal prossimo video in poi risulterà quasi una conseguenza e quindi abbastanza comprensibile. Se invece non è chiaro questo passaggio, che cosa sono le idee platoniche e in che rapporto stanno con il nostro mondo, diventa tutto un po' più complicato. Quindi vi consiglio di ascoltare questo video attentamente, eventualmente in descrizione come al solito trovate i capitoletti, potete far ripartire il video dal punto in cui volete e vi potete riascoltare dei passaggi che magari potrebbero non esservi stati chiari al primo ascolto. E in ogni caso, come sempre, vi consiglio anche di appoggiarvi al vostro manuale, qualunque manuale abbiate in adozione alla vostra scuola, è spiegato abbastanza bene in tutti questo passaggio di Platone, quindi appoggiatevici. Guardate anche lì, perché vedere le cose spiegate da una prospettiva diversa, che non è solo la mia, aiuta poi a comprenderle anche meglio. In descrizione, oltre a tutti questi capitoletti eccetera, trovate anche i link agli altri video che ho citato e ad altre risorse. Vi ricordo sempre di guardarci se siete curiosi. Ci vediamo presto per nuovi video di filosofia, ma anche di storia, di educazione civica, di book club, del video club e tutto il resto. E soprattutto, visto che siamo sotto Natale, forse lo state guardando sotto Natale e sotto Capodanno, visto che siamo chiusi in casa, buon Natale, buone feste. Ciao, alla prossima.